Al vivace dibattito innescato dall'articolo sulla maniera e l'utilità delle traduzioni di Madame de Staël parteciparono anche due intellettuali di primissimo piano della prima metà dell'Ottocento, con due contributi di cui leggerete alcuni estratti significativi. Attraverso l'analisi dei due contributi dovrete stabilire chi dei due può definirsi vicino alle posizioni dei classicisti, chi invece è a favore della modernizzazione della letteratura e della cultura italiana auspicata dalla de Staël e dunque romantico. Partiamo dall'autore numero 1, l'autore X, che ci fornisce alcuni preziosi indizi sulla sua identità. Sono un giovane di provincia molto colto e molto promettente. Nel 1816 ho scritto una lettera ai redattori della rivista La Biblioteca Italiana per offrire il mio contributo al dibattito suscitato dall'articolo della signora de Staël. Non ero ancora abbastanza famoso e forse la mia posizione era troppo originale, per cui la lettera è rimasta nel cassetto. Pensate che è stata pubblicata solo nel 1906. Forniamo una parafrasi del passo tratto dal più ampio contributo dell'autore X sulla questione sollevata da Madame de Staël nel suo articolo. Rivolgendosi ai redattori della Biblioteca Italiana, egli scrive: «Signori, voi avete promesso di accettare con favore e di pubblicare senza censura fedelmente la risposta che chiunque tra gli italiani volesse offrire alla recente lettera della baronessa di Staël pubblicata nel sesto numero della vostra rivista La Biblioteca. Vengo dunque alla posizione sostenuta al soggetto nella lettera di Madame de Staël, ossia che gli italiani debbano rivolgere la loro attenzione oltre i confini nazionali, oltre monte e oltre mare, e impegnarsi, porre opera diligentissima, a conoscere la letteratura straniera, cosa che l'intellettuale italiano, il dotto, non aveva ritenuto utile. Io non veggo, come si possa essere originali attingendo, cioè prendendo spunto da altri, e come l'interesse, lo studio per ogni forma di gusto, cioè per ogni tendenza culturale e per la letteratura di altri paesi, non solo la propria, possa menarne a una originalità assoluta, trascendente. Forse la capacità di creare cose grandi, di dar vita a opere originali, è direttamente proporzionale alla quantità di nozioni, alla suppellettile poetica, che si posseggono in materia di poesia o di letteratura? E gli italiani non sapranno creare altro che materia già creata? Ossia, gli italiani non sapranno comporre opere che non siano già state create? Per fare un grande poeta ci vogliono, vuolsi, scintilla celeste e impulso soprumano, cioè un'ispirazione divina, un'illuminazione improvvisa di natura sovrannaturale e irrazionale, e un impulso, un istinto sovrumano che va al di là dell'umano. Non lo studio di altri autori, o l'esame attento dei gusti e delle tradizioni dei popoli stranieri. O noi sentiamo la forza di quella illuminazione improvvisa e la potenza di quell'impulso straordinario, o non lo sentiamo. Se è così, cioè se lo sentiamo, un soverchio studio, cioè un'attenzione oltre misura per le letterature straniere, finirà per impedirci di pensare e di creare autonomamente, di per noi stessi. Se no, cioè se non è così, ovvero se non sperimentiamo la folgorazione improvvisa dell'ispirazione creativa, tutti gli scrittori del mondo non ci trasformeranno in poeti,
a dispetto della nostra natura. Vale a dire, di per sé, lo studio di tutti gli scrittori e di tutti i poeti non genera un grande poeta se manca il talento naturale. Ricordiamoci, e mi pare che dovremmo farlo sempre, che il più grande di tutti i poeti, e qui l'autore X intende Omero, è il più antico, un poeta che non ha avuto modelli. Ricordiamoci che Dante sarà sempre imitato, ma mai eguagliato, e che noi non abbiamo mai potuto raggiungere i poeti antichi. La riflessione che il giovane autore conduce in questa sezione della lettera si può suddividere in due momenti. Nel primo egli riprende e contesta le argomentazioni della d'Estelle. In che modo? Che cosa sostiene? Nel secondo egli propone un'idea dell'ispirazione e della creazione poetica che è molto romantica se pensate a cosa sostiene Novalis nei frammenti sullo stesso tema. Dopo aver analizzato il passo rispondendo alle domande del questionario, dovrete stabilire se il nostro autore è classicista o romantico, operazione non facile perché la sua non è una posizione netta. Vediamo di capire perché. Quella del nostro misterioso autore è una posizione molto originale, di un classicista moderno, per così dire, perché come i classicisti, qual è la sua risposta all'invito della d'Estelle e soprattutto chi è per lui il poeta dei poeti, il modello di riferimento insuperato? Tuttavia, a differenza dei classicisti, egli da una parte critica uno dei principi cardine del classicismo, dall'altra propone una concezione della creazione artistica paradossalmente molto romantica, molto affine alla riflessione condotta da Novalis nei frammenti.